Suppongo che questo è il tuo armadietto. Fa una piega. È proprio questo. Ok. Began to forget the world we know. Questa è la fabbrica. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. L'operaio del conservificio. Non vedi il pesce. Sushi? Per cena sushi? He began to despise the man with a royal contempt. Diga, Finch. Madonna, guarda che tipo, va. Niente, non ci sente da ste orecchie. Finch, diga. Vabbè. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Non vedi. Salve, salve, yuppi. Salve, salve, Salvino, salve. Nessuno c'ha una faccia qui, eh. Including the wise Calico had insisted on advising him. Grandissimi, grazie, grazie, grazie per la festa, grazie, ben gentili. Vado a sposare la regina madre? Dica, è là? È qua? Vabbè, vado con voi, io vado qua, eh. Waited, holding his crown. Eccoci, veniamo ad essere incoronati, grandissimi, grazie per la festa. There was only one thing left to do. Grazie, grazie, grazie. Oh, mia regina. Bend down his head. No, madonna. Oh, mia regina. No, ma perché? No, no, ma io non ho potuto. Volevo. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Beh, Lewis non stava bene, porca puzzola. Ecco. My brother was really cool. I wish you could have met him. Sì, adesso ti stai rivolgendo a sì. E manca la mamma praticamente. Eddie? Vabbè. Che storie. Cioè, posso dire? Un'assurdità dopo l'altra. Allora, penso che abbiamo finito con Lewis, quindi io mi darei di qua. Allora, mancano la nonna e la mamma. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Okay. She waited until the day before we left to tell Edie. Okay. Oh. Sopra di qua. Sì. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Non saprei. I wish we'd stayed. Ma no, guarda, lascia fare, che sta casa porta sfiga, te lo dico io. But I understand why we left. Sì, meno male che tu lo capisci, non ho capito una ceppa. My mom ended up leaving everything behind. Sì. Andiamo su? O di qua? No, allora andiamo su. Andiamo su? What happened that night had been coming for a long time. Quello che è successo quella notte doveva succedere da tanto tempo. Maybe it should have come sooner. Ok. Cosa doveva succedere? Non ho capito. Altre scale. But it had to end one way or another.
All that's left now is to tell you about that last night. Quello che rimane da fare ora è raccontarti ciò che accadde in quell'ultima notte. No, Edith, no, ma non mi dire che muore anche Edith. No, mi rifiuto, basta, no, non gioco più, basta. Cioè, ma che sei venuta qua? Cioè, sei venuta qua per morire? Ma io non lo so, ma veramente, dico. Sta casa porta sfiga. Ma dai, queste lucine di Natale mi piacciono molto. Adoro il Natale. Ma non voglio, non voglio, non voglio leggere la tua storia adesso. Non voglio, non voglio. Devo. Cazzarola. Sei pure incinta. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Porca puzzola. Allora, adesso siamo noi, Edith. Allora, la nonna... The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. E certo, non pagavano le bollette. When my mom said the library, I don't think she knew about the other entrance. Ah, questo, or vedi. Or that Edie had a key to it. Ok. Ma fossero le storie che hanno sempre letto in questi libri, che l'hanno rimbambiti tutti, come dire. Per non dire un'altra cosa. Perché anche tutti questi libri dentro casa, cioè, me puzza. Però è possibile che erano tutti rimba. Da farsi suggestionare a tal punto da interpretare poi quello che leggevano nei libri. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Cazzarola. I think it's best if Edith and I leave tonight. No, no, domani noi dobbiamo aprire il regalo di nonna. Aspetta un attimo. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? L'ospizio mandi un'auto per te domani. No, madonna, ma che roba. La storia di Finch, vai. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ah, siamo in spiaggia di nuovo? Sì, sì. No, è sempre più scuro. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in a thousand years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Okay. Quindi adesso dobbiamo raggiungere la nostra casa. I thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Ecco, mo' ho persa pure io la via, te lo dico, Io vado dritto per dritto. I got turned around. Con girare in cerchio. Porca puzzola. Dove si va? Dica. For a while, I wandered. Vagabondai, ok? Io non so dove devo andare, non vedo niente. I started seeing things. Il Patronus di Harry Potter. No, quello era un Patronus bello e buono,
things I'd forgotten had ever existed. Cosa che avevo dimenticato se esistessero? Tipo il letto? But when I saw them, they felt like old friends. Ok. That night, a lot of things came back to me. I mobili? Or maybe I came back to them. Ma tutto può essere, eh? Non vedi un nano. Ok, apriamo il cancelletto. Tutto questo in mezzo al mare. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. No, Edith. Mia. Mom, you're gonna rip it. Molla. Molla. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Porca, I never saw great-grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. No, morta. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Quindi? Devo far così? Devo cavalcare l'onda? A few years went by. Dobbiamo comporre le lettere? Una frase? Costo fiore? My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. My calla. The rest happened pretty quickly. Che devo fare? Migliorò? She got better for a while. And then she didn't. Madonna, che tristezza! And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. Perché incinta? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Sta partorendo. Questo diario era stato pensato per te. Ah, adesso noi but siamo. I hope you'll never see it. Ma adesso spero che non lo vedrai mai. I just want to meet you and tell you all these stories myself. E raccontarti tutte queste storie diverse. Ma è meglio di no, portano sfiga. I guess if you're reading this now. Ma suppongo che se stai leggendo questo ora, no. Things didn't work out that way. Le cose non sono andate così, ma no, ma dai, ma non si può, ma questa è sfiga pura. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Di una tristezza infinita, posso dire? È morta partorendo il figlio. Non ci si crede. Una famiglia di sfigati proprio. Per la serie ne resterà soltanto uno. È rimasto in vita il figlio di Edith Finch, miracolosamente. Io mi auguro per lui che viva a lungo, ma non saprei.
Per quanto riguarda Edith, invece, mi dispiace molto che sia morta, ma c'era da aspettarselo con la sfiga della famiglia. Lei non poteva che morire di parto, cioè una cosa più naturale non poteva succedere, quindi c'era da aspettarselo. Comunque il titolo mi è piaciuto molto, mi sono piaciute le storie di tutti i personaggi, eccentriche, curiose, molto molto ben fatte. E ringrazio Kessenuno e Lupetto per avermi consigliato il titolo e ringrazio Nerdream per avermelo regalato. Approfondirò la mia esperienza, il mio pensiero su questo titolo proprio nelle pagine di Nerdream, quindi se volete potete leggermi lì. Detto questo, io vi lascio alle cornici di coda di tutto il team di questo bel gioco. E niente, ci sentiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!